Buongiorno a tutti, eccoci qui anche questo giovedì con la diretta di questa settimana. È di nuovo con noi Gaddo Maria Grassi, benvenuto Gaddo. Grazie Chiara, buongiorno a tutti. E oggi sei qui per parlarci di Philippe Pinel, che è considerato, è noto, sono celebrato come il padre, uno dei padri quantomeno della psichiatria moderna, come potremmo dire poi. Potremmo discutere a lungo anche su cos'è la psichiatria moderna, ma concentriamoci oggi su Pinel. E com'è che lo ricordiamo? La vulgata, un po' la mitologia che si è anche creata attorno a questo personaggio. Lo ricordiamo come quello che ha liberato i pazzi dalle catene. E ora vi faccio anche vedere qualche immagine, così capiamo subito di che cosa stiamo parlando. Ecco qua, chi di voi ha visitato il Museo di Storia della Psichiatria ricorderà che nella prima sala c'è una copia di quest'opera di Fleury, l'originale si trova a Parigi nella Bibliothèque Charcot. È un quadro del 1878, vedete, che ci rappresenta Pinel, l'uomo con il cappello e il bastone al centro, che all'interno dell'ospedale psichiatrico, l'antenato dell'ospedale psichiatrico femminile parigino, fa appunto liberare le donne dalle catene. Quindi questa immagine di un Pinel liberatore, vedete anche il gesto della donna inginocchiata che gli tocca la mano, gli bacia la mano, quindi insomma proprio un sottolineare il ruolo appunto salvifico di Pinel, il suo ruolo filantropico del primo alienista che capisce che l'approccio alle persone con problemi mentali non deve essere quello della mera contenzione, anche appunto con gli strumenti di fine Settecento, come appunto le catene di ferro e i ceppi, ma invece un trattamento più umano e un nuovo tipo di approccio. Questa opera, che appunto chi ha visto il museo, chi lo rivedrà dopo la riapertura, quando si potrà, è quella tradizionale, quella che viene citata solitamente. Esiste però un'altra versione del soggetto di Charles Muller, creata, dipinta qualche anno prima, nel 1849. Pinel, l'uomo sempre al centro, con quel gesto, indica di liberare un uomo anziano dalle catene. Questo perché non è ambientato nell'ospedale psichiatrico femminile, ma in quello maschile. Accanto a lui c'è un giovane con un taccuino, quello è Esquirol, il suo allievo, che sarà poi uno di quelli che porteranno avanti anche un po' questa mitologia del Pinel liberatore. E dietro di lui c'è un seguito di giovani medici, è proprio la classica scena del giro visite del medico che appunto arriva e con questo gesto appunto indica di liberare il paziente. Se pensiamo un po' anche a quella che è la storia di Francia di quegli anni, in questo quadro, nell'opera di Müller, c'è un po' l'esaltazione più di Pinel come medico, del suo gesto appunto seguito da tutti i suoi seguaci, un gesto della ragione che indica qual è la direzione da seguire, nell'immagine invece di alcuni anni dopo, realizzata all'epoca della Seconda Repubblica, c'è chiaramente più un momento di esaltazione del gesto liberatorio, proprio come un'analogia con anche la liberazione della Francia, la rivoluzione e tutto quanto. Eccoci qua, perfetto. Quindi, dopo questo inizio storico-artistico che ci racconta un po' anche appunto quella che è la costruzione del mito che si è avuto, come si è stratificato anche solo nel corso di 50 anni della storia di Francia, partiamo un po' contestualizzandoci. Quindi, chi era poi questo Pinel e che cosa ha fatto oltre a questo gesto, se davvero poi l'ha fatto? Se davvero l'ha fatto, insomma, gli ha attribuito sicuramente comunque ha dato il via a quella che è stata la psichiatria moderna e manicomiale moderna. E chi era Pinel? Pinel era un repubblicano, era un sostenitore della rivoluzione, faceva parte del circolo degli ideologhi, quindi proprio per questa sua appartenenza sostanzialmente a 47 anni quindi non neanche prestissimo, insomma, quindi aveva già una certa esperienza, gli venne dato l'incarico di direttore della Bicêtre, che era l'ospedale maschile, appunto, il manicomio.
E poi lui era un moderato, quindi dopo la fine del terrore, la rivoluzione termidoriana, quindi fermarsi dei moderati all'interno della classe politica francese, aveva ancora più risalto, e in questo spazio poi si inseriranno anche il trattato medico-filosofico e altre cose. Avrà comunque credito, molto credito, anche successivamente, anche nelle successive fasi, no? Napoleonica, e anche durante la restaurazione mantenne il suo incarico, venne esautorato nel 22, quando poi però era già anche molto anziano oggettivamente, e lasciando comunque una scuola che hai citato, Esquirol, quindi meno compromesso con la Repubblica. Esquirol sarà quello che porterà avanti le sue idee. Allora, che cosa poi venne chiesto a Pinel nel 92, quando gli venne affidato questo incarico? Sostanzialmente quello di rendere compatibile l'assistenza ai folli e ai malati di mente con quella che era la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, con la rivoluzione francese era stata fatta questa dichiarazione. Insomma, sostanzialmente le condizioni che, come sappiamo, abbiamo parlato anche in un'altra diretta sulla contenzione, erano all'epoca condizioni assolutamente di trattamento inumano, sostanzialmente in catene, non in termini metaforici, ma in catene davvero, no? Erano tenuti folli se erano in qualche misura pericolosi o comunque non trattabili in comunità. Quando finivano in un ospizio, gli ospizi diventavano dei luoghi di segregazione la più dura e la più infame. Quindi, da un lato, gli era chiesto il gesto di liberazione, e questo è quello celebrato dal figlio di Pinel, che scriverà la sua biografia, celebrato dai quadri dei pittori e dalla storia. Non era solo questo, però, venne chiesto anche contestualmente di dotare la cura, l'assistenza, di un modello di riferimento e di strategie di trattamento che fossero coerenti. Ecco allora che Pinel, ed è questo l'argomento di oggi, no? Nel suo trattato medico-scientifico delinea quelli che sono quello che è il senso, dice a suo avviso, quello che è il senso della malattia mentale, della follia, e delinea anche delle strategie di trattamento. Sostanzialmente in quegli anni la medicina studiava, fra le tante cose che si occupava, anche, potremmo dire, delle influenze, della sensibilità dell'uomo, in particolare del suo sistema nervoso nei confronti dell'esterno, quindi le percezioni, la sensibilità, gli organi di senso. Ecco, Pinel aggiunse una sensibilità tutta particolare, la sensibilità agli stimoli esterni, intesi come sensibilità morale, intesi come stimoli che potevano andare a turbare, modificare in persone magari esposte, vulnerabili, a modificare la loro qualità, le loro qualità morali, e da qui, da questi stimoli, da queste passioni vissute in modo esasperato, vissute in modo deformato, poi poteva nascere la follia. Ecco allora che se da stimoli esterni nascevano passioni corrotte, diciamo oggi diremmo patologiche, quindi stati mentali patologici, occorreva controbilanciarle con delle passioni, e quindi bisognava agire su questo piano e non sul piano strettamente fisico, come era invece tutta la medicina all'epoca e anche nei decenni successivi. Occorreva quindi lavorare a questo livello. C'è da dire che non era assolutamente in discussione che il luogo fosse il manicomio, cioè se il mondo era luogo di passioni corrotte, il luogo selezionato in cui concentrare passioni invece virtuose, terapeutiche diremmo oggi, era il manicomio, non c'era dubbio su questo. E il trattato medico-filosofico è un trattato che ebbe peraltro grande risonanza in Francia, ma anche all'estero, venne conosciuto anche negli altri paesi europei. Quindi in effetti credo che
questa primogenitura gli vada riconosciuta. Beh, non è sempre stato però così automatico che questa primogenitura gli venisse riconosciuta. Sarà un po' che la rivalità Italia-Francia, insomma, data da lungo tempo, non solo dalle partite della nazionale più recenti. Però diciamo che la diffusione sicuramente delle idee di Pinel arriva anche qui. C'è però qualcuno che verso la fine dell'Ottocento prova, diciamo, un po' a strappargli questo primato, a attribuirlo invece al medico italiano Vincenzo Cherugi. Sì, hai ragione. In realtà all'epoca di Pinel, o nella prima metà dell'Ottocento, non ci fu un dibattito di questo tipo. Invece andò un po' più stretta, come dici, a fine 800. Chi era Vincenzo Cherugi? Vincenzo Cherugi era un medico toscano che era stato chiamato prima di Pinel, negli ultimi decenni dell'Ottocento, da Pietro Leopoldo, il Gran Ducato di Toscana, per monarca illuminato, che quindi si rendeva conto delle condizioni in cui erano tenute appunto i folli, e per riorganizzare la sanità e l'assistenza per le persone folli. Gli venne dato l'incarico di riorganizzare l'ospedale, i Bonifazi, per riuscire a dare una dignità maggiore alla loro vita. In realtà Cherugi fece molto bene questo lavoro, lo fece e pubblicò anche nel 1793, proprio gli anni di cui cominciava in realtà Pinel in Francia, e pubblicò anche un trattato che riorganizzava, sistematizzava anche le condizioni, il sapere dell'epoca, che non aveva le velleità di aprire, diciamo, una scuola, ma che era e fu molto importante perché dava molte indicazioni e nella pratica Cherugi di fatto fu anche un ottimo organizzatore e anche umanizzò le pratiche, e quindi il Granducato di Toscana fu in quegli anni effettivamente potremmo dire all'avanguardia per quel che riguarda l'assistenza ai folli. Quando è però che ci si ricorda di lui? Soprattutto ci si ricorda di lui, come dicevi, a fine 800, quando gli psichiatri, parliamo proprio della scuola di Reggio, quindi Tamburini, Morselli, Livi, quando gli psichiatri italiani, Livi in testa, sentono di avere una responsabilità e vogliono anche ricostruire una storia che abbia le sue radici non nella Francia di Pinel, ma nella propria nazione. Quindi Berga e la scuola milanese, prima di loro, ma prima ancora Vincenzo Cherugi in Toscana. E così, diciamo, l'Italia, le regioni italiane si sono, no, hanno insieme collaborato per costruire una storia della psichiatria che vedeva all'epoca appunto loro come gruppo di riferimento, ma che voleva avere appunto delle radici, non voleva averle in Francia. E teniamo presente che una buona parte di loro erano sostanzialmente, in primo luogo, erano uomini di Stato, quindi lo Stato era lo Stato italiano, lo Stato unitario, che finalmente era riuscito a diventare nazione. Loro ambivano a essere, come psichiatri, come alienisti, parte di questa funzione pubblica, ed erano anche tempi nei quali, come sappiamo, la Chiesa era considerata anti-italiana e anti-scientifica, diciamo, era anti-italiana perché dopo la Brescia di Porta Pia naturalmente non poteva che essere considerata ed era, diciamo, in opposizione allo Stato italiano di cui loro volevano invece, che loro sostenevano, no, post-risorgimentale, ma era anche anti-scientifica perché chiaramente il darwinismo, l'evoluzionismo, insomma, si poneva un po' agli antipodi rispetto a tutto quello che gli alienisti e in generale gli scienziati proponevano. In quegli anni la Francia, come sappiamo, era vista ed era quella che anche politicamente aveva sostenuto, fino poi alla presa di Roma, aveva sostenuto il regno del papato, e quindi diciamo un sentimento antifrancese esisteva per motivi politici, e poi esisteva questa volontà di affondare le proprie radici nella storia d'Italia e piuttosto che in una visione più aperta europea.
Benissimo, certo, onestamente non possiamo dire, però era una gara impari, ecco, diremmo oggi, ma non solo perché diciamo c'era magari uno spessore, un approfondimento teorico maggiore in Pinel, questo è un giudizio che poi può anche essere discusso in modo più approfondito. Diciamo che nei fatti però non c'è dubbio che mentre il Pinel lavorava nella Francia, nella Parigi post-rivoluzionaria, le cui idee hanno avuto un eco evidentemente in tutta l'Europa all'epoca, Chiarugi ha lavorato nel Granducato di Toscana a fine Settecento, e quindi chiaramente non avrebbe avuto nemmeno la possibilità di far conoscere altrettanto quanto Pinel le sue idee. Va anche detto che peraltro, mentre a Pinel ha prima scuola, quindi poi succedettero Esquirol, Farrell e altri, insomma, quindi una vera e propria scuola, Chiarugi non solo non aveva la possibilità o non ci fu questo, ma egli stesso poi nella seconda parte della sua vita professionale venne chiamato da Pietro Leopoldo a occuparsi in realtà di altre questioni mediche, quindi di epidemia, credo, di tifo, comunque insomma si occupò di igiene, di malattie epidemiche, quindi diciamo era un medico sensibile ai temi, all'umanizzazione dell'assistenza ai malati di mente. E quindi diciamo, però la polemica ci fu e ci fu con dei motivi che... Ecco, sì, al di là appunto del Pinel liberatore, del Pinel filantropo, in realtà i suoi contemporanei lo avrebbero insomma considerato di più, probabilmente lo collegavano di più invece al Pinel anche teorico e studioso della psichiatria, perché Pinel era appunto famoso per le sue teorie diffuse grazie anche al trattato medico-filosofico. Noi in biblioteca conserviamo, vi faccio vedere, questa è la seconda edizione del 1809, quindi se volete ovviamente si può soltanto consultare in sede, un po' più comoda da prendere a prestito c'è una delle ripubblicazioni che sono state fatte poi in anni più recenti. La cosa che a noi forse fa un po' più impressione adesso è pensare che uno psichiatra abbia intitolato la sua opera principale Trattato medico-filosofico, perché medico ok, ma filosofico perché? Filosofico perché, e questa secondo me è la parte direi straordinaria del messaggio di Pinel per l'epoca, ce lo dice lui perché, e vi leggo un piccolo brano perché credo che meriti davvero, perché anche filosofico. Dice Pinel: può forse il medico restare estraneo alle più intense passioni umane che così frequentemente rappresentano la causa dell'alienazione mentale? E non deve quindi studiare le vite degli uomini resi celebri dall'ambizione della gloria, dall'entusiasmo nelle arti, dall'austerità di una vita monastica, dal delirio di un amore infelice? Cosa dice Pinel? Dice: noi sappiamo che la follia dipende da passioni che il folle non è riuscito a governare e che, dalle quali è stato travolto. Allora dobbiamo conoscere non solo le passioni quando sono così esasperate e alterate nella persona malata, ma dobbiamo conoscere le passioni, l'uomo, il mondo. E quindi dice: come puoi pensare al occuparti di una mania ambiziosa se non ti sei anche occupato, se non hai anche conosciuto l'ambizione che ha portato alcune persone a essere celebri? Come puoi non pensare alla solitudine in un monastero se poi ti occupi di quando la solitudine diventa una malattia? Come puoi non pensare al delirio amoroso, quella, no, che sono le varie patologie che portavano in manicomio, come sai, perché ne siete occupati in alcune altre iniziative, no? Portavano in manicomio
follia d'amore, quindi legate alle passioni amorose, quando non studi, non pensi, non approfondisci il senso dell'amore. Ecco, quindi da questo punto di vista non vorrei esagerare, ma mi sembra che Pinel, con un secolo almeno d'anticipo, provava a stabilire un ponte fra i sentimenti, fra i vissuti, fra quello che erano le passioni, appunto, per usare i termini dell'epoca, della persona folle e delle persone che folle non erano. E lo faceva, attenzione, non a partire da una casistica ristretta, no? Diremmo oggi noi ambulatoriale, fra virgolette, nevrotica, per usare, no, la terminologia invece freudiana, ma da persona delle istituzioni all'interno di un manicomio, quindi con una casistica ben più impegnativa da definire, diciamo, per la quale, no, definire un ponte, appunto, fra normalità, fra virgolette, e follia. Infatti, secondo Pinel, il manicomio era proprio fondamentale, perché era solo lì che si potevano tenere le osservazioni sul lungo periodo sui pazienti e su un alto numero di pazienti, osservazioni che erano fondamentali per la diagnosi dei singoli, ma anche per una teorizzazione, una classificazione delle malattie mentali, che è, insomma, da quell'epoca in poi uno dei grandi argomenti poi della psichiatria, e appunto che per Pinel non può farsi se non all'interno di un manicomio. Pinel però è anche l'ideatore, tra virgolette, di una tipologia di trattamento che è il trattamento morale, quindi un tentativo di approccio terapeutico. Eh sì, perché poi Pinel aveva anche questo mandato, doveva dimostrare che si poteva guarire, no? Quindi se dalla follia si guarisce, occorre anche dire come si guarisce. Allora la sua era quella che definiva l'arte di controbilanciare, di bilanciare le passioni. Se è vero quello che ho detto prima, allora in che modo si potrà curare la persona? Si potrà curare proponendo, riuscendo a coinvolgere il paziente con passioni che potevano essere in genere di tipo opposto a quelle che caratterizzavano la sua malattia, poi vedremo qualche esempio magari. A volte però nell'arte del bilanciare consisteva anche l'assecondare le passioni del paziente, quindi occorreva conoscere bene quali fossero, quindi l'osservazione, come dicevi, in manicomio, l'osservazione del come la persona era arrivata ad ammalarsi, attraverso quale percorso, no? di quale intensità dei sentimenti, e poi bilanciare e poi vedere di inserire elementi diversi, come dicevo, in un contesto protetto, in un contesto ricco di stimoli, soprattutto si trattava di stimoli opposti a quelli che la persona manifestava, alle passioni che manifestava, e quindi dall'interno del manicomio. Chi è stato in San Lazzaro sarà stato per alcuni eventi, anche per alcuni convegni, informazioni, in quella che è la sala Galloni, sala intitolata ad Antonio Galloni, fondatore del San Lazzaro, e che era però all'epoca del, diciamo, da Galloni in poi, quindi anche poi nell'epoca successiva, doveva essere la sala per le attività di ballo, di musica, di canto, ricreative, quindi quella che doveva servire proprio per trattamenti di questo tipo nei confronti dei pazienti. Perché? Perché questi svaghi e questi interessi dovevano bilanciare altre passioni corrotte, diciamo così. Naturalmente fra i più invece fra le modalità più utilizzate sarà il lavoro, perché naturalmente anche il lavoro era, oltre allo svago, oltre al divertimento, era uno dei cardini, lo sarà della vita manicomiale sempre, anche con diverse prospettive di tipo teorico, ma sicuramente anche il lavoro doveva permettere alla persona di reinserire degli elementi di normalità, diremmo noi, no? Di rieducarlo a degli interessi sani. Per chi ha visto il museo, per chi lo andrà a vedere quando finita la
le restrizioni da Covid, si potrà tornare a essere aperto come prima. Chi andrà a vedere il museo potrà trovare tre fucili di legno, tre schioppetti, come li chiamava Tamburini, tre fucili di legno che erano serviti proprio per delle finte esercitazioni, potremmo dire noi, ma proprio delle esercitazioni che servivano ai pazienti ricoverati nel San Lazzaro per esattamente per quello che stiamo dicendo adesso, cioè per inserire degli elementi di disciplina, ordine, svegliarci, eccetera. No, è una specie di disciplina militare all'interno del manicomio, ma che non era una modalità, diciamo, militare di gestire il manicomio, era mirata caso per caso per quelle persone che, avendo magari un particolare disordine o dei disturbi che venivano interpretati in quel modo, potevano avvalersi di che cosa? Di un trattamento che avesse queste caratteristiche, quella dell'ordine, della disciplina, dell'esercitazione militare, perché in questo modo li si poteva riavviare, diciamo, a guarire dalla follia. Ecco, questi sono esempi, appunto, il museo di Reggio, credo, ne porta alcuni manufatti che ce lo testimoniano. Sì, la bellezza anche per chi lo legge poi oggi del trattato di Pinel è che effettivamente è veramente un trattato a 360 gradi, quindi con una cornice appunto filosofica anche molto poetica, come si emerge anche dalle frasi che ci hai letto prima, molto suggestiva, un impianto appunto clinico, ma c'è anche una parte molto pratica. Pinel arriva anche a dei consigli minuziosi proprio da esperto che è abituato a gestire un meccanismo complesso come quello di un ospedale psichiatrico di una grande città. Sì, sì, come dici Chiara, il Pinel fa come era anche all'epoca, cioè deve fare degli esempi, deve portare dei casi clinici, deve spiegare che cosa si fa nelle diverse situazioni e per ogni situazione propone delle soluzioni. Queste soluzioni, ad esempio, quando dice che una persona affetta da mania ambiziosa che si credeva di essere un re, a questa persona hanno dovuto somministrare, diciamo così, dei trattamenti di tipo diciamo autoritario, che provasse il sentimento dell'umiliazione, la persona che invece aveva un sentimento così ambizioso da pensare delirando di essere un re. Quindi per ogni situazione occorreva bilanciare la follia con la giusta dose di stimoli. Un caso nel trattato medico-filosofico dice a un certo punto Pinel, un altro caso molto interessante che credo ci dà un'idea molto, molto chiara di cosa erano le sue strategie terapeutiche, dice un caso molto difficile da curare è quello della mania per eccesso di devozione, quindi il delirio mistico diremmo oggi, no? Quando le persone hanno una, diciamo, delirano su temi di natura religiosa. E allora cosa dice? Vi leggo anche questo pezzo perché credo che sia molto significativo. Dice, i casi di mania per eccesso di devozione sono molto difficili da curare, ma allora che cosa occorre fare? Pinel dice, occorre spingere i pazienti in alcune ore del giorno a delle letture filosofiche, accostare abilmente alcuni episodi della vita di antichi saggi, oppure alcuni atti di umanità e di patriottismo con la più pia nullità e di bizzarri deliri dei santi e degli anacoreti. Quindi è molto chiaro, no? Ed entra proprio nel merito e nel dettaglio. Ci può sembrare un po' ingenuo, no? Fare una lezione di filosofia e spiegare quanto sia più importante il patriottismo della bizzarria dei santi a una persona con un delirio mistico. Però questo è proprio quello che individua Pinel. Dobbiamo fare un giudizio storico, naturalmente, non vederlo con gli occhi di oggi, e vedete come dice occorre
che contrapponiamo, che, allora in che modo lo potremo fare? Leggendogli le vite delle persone che noi riteniamo avere dato veramente un contributo, non come pensano loro i bizzarri dell'Iro dei Santi. Siamo chiaramente anche, come dicevamo, nella Francia rivoluzionaria, e quindi chiaramente la Chiesa, come dire, non era, no, era parte del sistema di potere superato, ma diciamo, fa questo esempio, che è un esempio anche molto, molto chiaro e molto anche più significativo. Ho accennato alla Chiesa, in realtà in altri casi si dimostra anche molto aperto, e faccio un altro esempio. Pinel dice, occorre intervenire come stiamo dicendo, no, in questi casi, anche a volte con autorità, a volte con dolcezza, a volte col lavoro, come si dice, a volte con la disciplina, anche con il gilet di contenzione quando è necessario. Ci sono però casi in cui la tecnica giusta, dice, è la tecnica dell'aspettazione. Nel dirà anche, scriverà in un'altra parte del suo trattato, che occorre saggezza e perizia nel somministrare i medicamenti, ma ne occorre tanta di più nel non somministrarli. Questa credo che sia un'indicazione che vale forse ancora oggi in generale in medicina, diciamo così. Però, diciamo, Pinel dice, la tecnica dell'aspettazione, dice, a volte non devi fare niente, devi aspettare, e a volte può capitare che sia la persona stessa che individua le passioni che sconfiggeranno la follia. E fa l'esempio di un commerciante che con un delirio di rovina, con una mania di rovina, sostanzialmente a fronte di piccole perdite, poi aveva sviluppato un'idea di rovina, di catastrofe, venne ricoverato perché non riusciva ad avere, oggi si direbbe magari, una depressione maggiore con sintomi deliranti con gran umore, per riprendere la terminologia invece del DSM-5 di oggi. Comunque una persona che si vedeva assolutamente rovinato quando la realtà non era quella. In quel caso, dice, utilizzammo la tecnica dell'aspettazione e fu lui stesso a guarire. In che modo? Quando cominciò ad occuparsi di... era un cattolico molto religioso, quando cominciò ad occuparsi e a scrivere giorno e notte con dei discorsi, delle lettere contro la riforma, e quindi a favore della messa, a favore della Chiesa cattolica, quindi sostituì sostanzialmente una passione che lo sconvolgeva e che lo angosciava, quella di essere rovinato lui e la sua famiglia, con una passione che lì Pinel, devo dire, per quanto laico, non dà un giudizio, non è che dice che era sbagliata perché difendeva la messa dai protestanti, piuttosto che, dice, questa passione è una passione che per lui gli servì a guarire, perché gli trovò forza, e dice giorno e notte, passava giorno e notte a scrivere lettere contro i protestanti. Quindi, diciamo, sul piano psicologico è interessante, perché insomma in qualche modo si riattivò in questo modo. Un ultimo esempio che potrei fare è dove invece Pinel si arrende, alza bandiera bianca. C'è nel trattato un caso in cui dice, in questo caso no, non c'è niente da fare. E non è un caso, come magari potremmo pensare, in cui il delirio è così strutturato, è così dirompente, è così profondo da resistere alla terapia, al trattamento morale. No, è più sottile la cosa. È un caso in cui la persona, fa il caso in cui la persona è consapevole di tutto, dice, io sì, mi rendo conto, non dovrei, però ho degli impulsi, dei momenti di eccessi di ira, di violenza, capisco quelle persone, adesso capisco che quelle persone non avevano colpe, non era niente, ma poi quando mi capitano questi momenti accessuali di perdita di controllo degli impulsi, diremmo oggi, ecco, allora non so come fare. E questi erano i casi, e questo caso, dice, ha messo in grande difficoltà, perché in effetti laddove la persona dimostra di avere già consapevolezza, ma di non avere gli strumenti per governare l'impulsività in determinati momenti della vita,
a quel punto il trattamento morale si trova un po' spuntato, perché si va a convincere qualcuno di qualcosa di cui è già convinto. E allora lì, un breve passaggio, però va anche apprezzata l'onestà intellettuale, perché non evita l'argomento, ma lo riprende, lo porta nel trattato, e dice, in questi casi, quando, come dire, il paziente sa già tutto, non c'è niente da fare, allora forse la cosa migliore è la prevenzione con gli evacuanti e la cura con gli antispasmodici, cioè torna una cura somatica. Gli antievacuanti possono rilassativi, per indebolirlo, la prevenzione indebolendolo per quanto si può, visto che almeno quando ha gli accessi non sia troppo violento, e gli antispasmodici, insomma i sedativi dell'epoca per riuscire a curarlo, e quindi ammette anche il fallimento in alcune situazioni e il dover fare ricorso invece a delle cure somatiche. E quindi è bello il libro, il trattato, proprio perché ci sono tanti esempi nei quali lui dimostra di avere poi verificato nella pratica quella che era le sue teorie, le sue strategie di trattamento. Mi hai lanciato tantissimi spunti, ne colgo solo alcuni, se no stiamo qua fino a stasera. Sì, una delle cose per cui Pinel si distingue è anche proprio nel sottolineare gli errori, proprio in polemica con, lui dice, con una certa scuola inglese, anche qui forse sono un po' di nazionalismo, sottolinea l'importanza di ammettere anche i fallimenti, gli esperimenti che non sono andati a buon fine, proprio in un processo anche di progresso scientifico, di mettere i propri errori a disposizione della comunità scientifica. Quindi siamo anche proprio alle basi del pensiero scientifico che tuttora abbiamo in uso. E poi è interessantissimo il tema della religione, non voglio dire tanto perché a maggio avremo modo di parlarne con un altro ospite in un'altra diretta, proprio sul discorso delle demonopatie, le manie religiose, eccetera, però quel punto di vista di Pinel, che a fine Settecento vede nei santi alla fine un po' dei pazzi esaltati e per di più sterili, è un discorso che nel secolo dopo, nell'Ottocento, torna fuori molto. Ci sono tantissimi studi di psichiatri, di alienisti vari che analizzano la vita di alcuni santi con l'ottica della psichiatria, quindi San Francesco in primis, insomma, come veramente folli, esaltati, eccetera. Lo fanno anche molto sugli artisti, i letterati, eccetera, quindi è un filone ottocentesco, magari anche qua sarà bene riprendere in un'altra diretta. Però Pinel nelle sue opere ragiona non solo sulla filosofia, non solo su appunto la parte emotiva, parla anche del discorso più fisico, quindi più neurologico, tenendo conto che insomma parla, scrive quasi 100 anni prima di Lombroso, insomma, è forse più moderno di lui, però nelle sue considerazioni del rapporto tra il cranio e la follia. E questo sì, è un aspetto che sorprende leggendolo, proprio perché la prima edizione del trattato è uscita nell'anno 1800, quindi davvero un secolo prima della fisionomica lombrosiana. E già allora, quindi già un secolo prima, c'era chi poneva questo tema, cioè dalla forma del cranio è possibile, dalla forma del cranio, dalla attaccatura dei capelli, dalle orecchie, dagli occhi, è possibile avere delle indicazioni sullo stato di salute mentale dell'individuo? A queste persone Pinel risponde in modo molto chiaro nel suo trattato medico-filosofico e dice: bisogna evitare falsi ragionamenti e non scambiare per causa determinante ciò che non è altro che una forma accidentale coincidente con la mania. Quindi dice, dedica un paio dei suoi paragrafi a questo e dice: ma no, queste persone sono ingenue, credono che possa dipendere dalla forma del cranio il pensiero di un uomo. Non è possibile, semplicemente associano, sono fatti casuali, e li associano in modo sbagliato. Una posizione evidentemente condivisibile, quella di Pinel, oggi evidentemente
è riconosciuta da tutti, ma che invece, parliamo di Lombroso, ma parliamo anche degli altri alienisti della fine dell'Ottocento, parliamo quindi della psichiatria italiana, ma anche europea, di molti decenni a cavallo dei due secoli, ecco, è una posizione che invece verrà completamente rivista e appunto si tenderà in quegli anni a individuare, anche a stabilire, a valutare, a misurare anche quelli che erano degli aspetti di tipo fisico, e non avendo né risonanza magnetica nucleare né altri strumenti di indagine diagnostica invece del sistema nervoso, come sappiamo. Queste misurazioni fisiche riguardavano appunto purtroppo il cranio, con tutte quelle che sono state gli errori e le strutture del caso. Un secolo prima però c'era chi già aveva detto no, era una cosa che non è accettabile. E qua io mi fermerei, chiaramente questo ci dice anche che in fondo le traiettorie evolutive di una disciplina non sono sempre lineari, se un secolo dopo si è tornati a mettere in discussione ciò che appariva chiaro ai primi, ai fondatori della psichiatria. E devo anche dire che queste oscillazioni e diciamo questi cambi di direzione forse hanno caratterizzato la psichiatria più ancora di altre discipline. Se andiamo a vedere la storia, una storia di cambi di direzione anche abbastanza radicali. Anche per quello che ci piace tanto la storia della psichiatria, perché ci aiuta a tenere dentro tante, tante altre cose. Quindi abbiamo visto che forse non c'è stata proprio quella giornata in cui Pinelli nell'ospedale femminile ha fatto rompere le catene al cospetto di tutti quanti, e forse neanche quel giro visite rappresentato invece da Müller, però sicuramente quella di Pinelli è una figura che è stata fondamentale per la storia della psichiatria, per la sua parte teorica, per la sua parte pratica, quindi veramente un po' a 360 gradi, insomma, abbiamo fatto bene a dedicargli la nostra diretta di oggi. Che ne dicessero gli psichiatri di fine 800, sì, se lo meritava, via. Esatto, quindi la scuola reggiana di oggi invece ha rivalutato il ruolo di Pinel all'interno della storia della disciplina. Mettiamola così, mania ambiziosa, ecco, questo è stato un passaggio un po' da mania ambiziosa nostra, ma insomma, mettiamola così. Vabbè, ci sta, dai. Dopo tante dirette ce lo possiamo anche dire. Con questo io ti ringrazio, ti saluto, noi ci rivediamo a maggio, perché benissimo, volentieri. Vi do l'appuntamento invece giovedì prossimo, saremo con Dario De Santis, storico della scienza, e parleremo dell'archivio storico della psicologia italiana che c'è alla Bicocca di Milano, quindi giochiamo fuori casa per restare nella nostra metafora calcistica. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie Gaddo. Grazie a te Chiara e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Alla prossima, arrivederci. Alla prossima.